Una cosa che ci ha sempre colpito dal conclamarsi della crisi in poi è stato che gli italiani faticano a rinunciare alla vacanza, quindi magari la ridefiniscono, hanno provato ad adattare la situazione economica a quelle che loro sono le loro mete, eccetera, eccetera. Poi ci sono però molti fattori esogeni che sono legati, che ne so, alle tensioni internazionali, alle calamità naturali, all'utilizzo di risorse e alla scelta di mete fortemente influenzate non tanto dall'interesse immediato ma dal tema del ripiego, no? Immaginiamo quello che sta succedendo sulla sponda meridionale del Mediterraneo e quindi molti che scelgono l'Italia o molti italiani che decidono di rimanere in Italia. L'altro dato importante è che sta destagionalizzandosi la vacanza, nel senso che non è soltanto la vacanza estiva, quella classica, ma molti italiani, lo abbiamo misurato con il nostro osservatorio, sono 5 rilevazioni nel corso dell'anno, c'è un italiano su 2 che ritiene di poter fare o di voler fare nell'autunno di quest'anno già una vacanza breve, magari un fine settimana lungo, una vacanza media, non certo una vacanza lunga. Però la cosa che ci interessa di più è sottolineare che accanto a queste enorme messe di dati, big data, no, che ci danno indicazioni su quelle che sono le scelte, no, dei viaggiatori, turisti e così via, c'è un po' un deficit di ricerche, di approfondimenti su quelle che sono le motivazioni del viaggio e qual è un po' la ricostruzione del processo che porta a scegliere una vacanza o un viaggio. Ci interessa per esempio sottolineare come pur in presenza di una percentuale elevata di persone che ritengono di fare una vacanza nel prossimo autunno, no, 51%, non emerga una meta univoca, ma soprattutto non emerge una, volontà di prenotare in anticipo. E tutto questo lascia uno spazio enorme agli operatori del settore che attraverso comunicazioni, offerte personalizzate, l'idea è sostanzialmente anche attraverso, prima i big data, riuscire a capire quali possono essere, i pacchetti preferiti. Sullo sfondo c'è comunque un mercato che è un mercato che ha un potenziale enorme e che a nostro parere andrebbe veramente valorizzato da un lato in termini di brand del nostro Made in Italy e dall'altro appunto come elemento di grande gratificazione per una popolazione italiana che vive una fase ovviamente di disillusione e di insoddisfazione e che trova sempre più spesso nelle vacanze e nelle evasioni un momento di gratificazione forte per se stessi e per le proprie famiglie.